Sul caso dei presunti finanziamenti che sarebbero arrivati dalla Russia alla Lega, ma che non c'è traccia, partono le prime denunce, le prime querele. In un editoriale particolarmente stizzito, il direttore dell'Espresso Marco Da Milano, sull'ultimo numero del settimanale sul caso Lega Russia, esploso dopo la trascrizione dell'incontro del 18 ottobre 2018 all'Hotel Metropol di Mosca da parte del sito americano BuzzFeed e dopo l'inchiesta dell'Espresso nel febbraio scorso. Secondo Da Milano, l'Italia ha una stampa che agevola chi vuole trasformare un fatto in un'opinione. Secondo l'Espresso, quello delle presunte soldi arrivati è un fatto, cioè è sicuro, non è un'opinione. E dice un'inchiesta ben documentata in un mistero in cui tutto si confonde. Quindi lui dice è perfettamente documentata, ma un mistero. Ma documentata e se la magistratura non è arrivata da nessuna parte, lui ha l'arroganza di dire è un fatto, documentato, non c'è niente da dire, non è un'opinione. Quindi le altisonanti dichiarazioni del direttore, questi fatti li stabilisce la redazione dell'Espresso o le inchieste di un sito gossip come BuzzFeed, che in patria è definito un giornale di bufale, di notizie false. E aggiunge il direttore dell'Espresso: finora non una riga nelle nostre inchieste è stata smentita e nessuna querela è arrivata. Non è stata smentita perché cosa smentisce un fatto che non esiste? Come puoi smentire un fatto che non esiste? Puoi solo dire non esiste. E non esiste è stato già detto. E dice nessuna querela è arrivata. Non è vero, perché sulla verità Giacomo Amadori dice che uno dei personaggi citati nei loro fatti sicuri, che dice l'Espresso, si è già rivolto alla magistratura. Parliamo di Andrea Mascetti, avvocato e consigliere dell'amministrazione di Banca Intesa Russia, citato come uomo vicino alla Lega che avrebbe querelato appunto il giornale Espresso per questa inchiesta, che ne aveva anticipato i contenuti il 22 febbraio. Lo stesso Mascetti avrebbe querelato l'Espresso il 29 giugno 2018 per un altro articolo del 1 aprile dello stesso anno. Nel frattempo, quello che doveva essere una riedizione italiana del Russia Gate americano sembra assumere ogni giorno che passa dei toni un po' grotteschi, foschi. E come racconta Mario Gerevini sul Corriere della Sera, la banca d'affari anglo-tedesca al centro dell'affare Metropolio è un promettente sito web dietro il quale non c'è alcuna banca, ma una finanziaria privata con due dipendenti e un bilancio da pizzeria. E secondo questi, quei soldi, 65 milioni di euro, che dovevano arrivare alla Lega in vista della campagna elettorale di maggio di quest'anno, per una vendita dell'Eni di 3 milioni di tonnellate di petrolio, Eni che poi ha smentito ogni coinvolgimento più di un'occasione, il valore dell'operazione sarebbe di 1,5 miliardi. Una percentuale di questo sarebbe andata, di questo prezzo gonfiato, sarebbe andato alla Lega tramite questa banca che non esiste. Questa banca ha un bilancio striminzito, non certificato, in perdita, con un capitale sociale di 241 mila sterline. E dov'era la sede italiana di questa banca? Proprio nell'ufficio di quel Miranda, in quell'ufficio che poi è stato sfrattato. L'avvocato Miranda, indagato per corruzione internazionale insieme a Gianluca Savoini e Francesco Vannucci. E una banca britannica dice: il signor Merenda inviò una lettera utilizzando la carta intestata della banca della quale era in possesso per il suo precedente lavoro con noi e da lui stesso firmata nonostante non avesse alcun potere di delega a Gianluca Savoini relativa a un diverso fornitore, Gazprom, del quale EIB non era a conoscenza e con il quale EIB non ha mai condotto alcun affare. Quindi, leggendo io queste cose, si potrebbe anche alimentare il sospetto che questi faccendieri che si dicevano vicini alla Lega, che si dicevano nello staff del ministro, questo Miranda che diceva di lavorare in questa banca, che invece aveva solo la carta intestata che gli era rimasta quando l'hanno buttato fuori, si delineerebbe, secondo me, una specie di truffa di persone mezze fallite, come questo Miranda sfrattato, di persone che bramavano soldi, soldi per essere milionari. Che ci sia stato un tentativo di truffa all'insaputa della Lega, proprio una truffa per un arricchimento personale,
La mia è una domanda, non è un'affermazione, come dice il direttore dell'Espresso, un fatto. Il direttore dell'Espresso è sicuro, lui è un fatto. La magistratura non ha nessun fatto, ma il direttore dell'Espresso ha un fatto. Prima bugia. La seconda, non abbiamo mai ricevuto querele, seconda bugia, e sono stati già denunciati alla magistratura. Quindi perché dire bugie? Ma perché il direttore di un giornale deve dire bugie? Quale tornaconto hai a dire bugie? Il fatto, ma il fatto non esiste. Non abbiamo mai avuto querele, querele le hai ricevute. Qual è il tuo scopo ultimo? Qual è il tuo fine? Farti bello? Farti forte? O la presunzione tale da dire io ho sempre ragione? Una sorta di estremismo giornalaio. Forse la mia ultima frase non ha senso, estremismo giornalaio. Estremismo da giornale. Giornale inteso come quotidiano, e non confondiamoci. Quindi questa spy story sembra più che altro di bassissimo livello, proprio di faccendieri con l'acqua alla gola e senza soldi, che hanno cercato di fare un trappolone che è riuscito solo a metà. Magari avevano anche ricevuto soldi per ordire questo trappolone ai danni di Salvini, magari amici, amici serpenti, chi lo sa, per soldi, la gente, sapete che anche in famiglia per soldi la gente non guarda in faccia nessuno, figurati fra amici, conoscenti o persone che si stimano. Le persone non si stimano più a volte per soldi, si cercano di aggredire in tutti i modi. Quindi questa storia ha dei contorni abbastanza foschi. Grazie e arrivederci al prossimo video.